Buonasera Dursi, Emanuele Rosario, Gazzetta dello Sport. Ciao. Rientro con gol, meglio non poteva andare. Come stai? Come hai passato questo periodo un po' difficile? Sono stato sempre fermo. Ieri ho fatto il primo allenamento, il mister mi ha visto benino, ha detto domani ti faccio entrare. Sono contento che abbiamo vinto. Non sto ancora al top perché un pochino di fastidio ce l'ho sempre, però con un po' di gestione, un po' di... Oggi non lo sentivo perché l'adrenalina della partita. Spero che domani mi sveglio che non ho proprio niente più, così poi il mister può contare su di me 100% anche per lunedì. Però già mo non sento niente più. Visto dall'esterno, come l'hai visto questa squadra? Soffrendo anche dall'esterno. Ma la nostra o la loro? No, noi abbiamo avuto, come tutte le squadre, penso che l'avranno tutti un po' di calo. Però noi, il mister ci dice sempre giocate come sapete, divertitevi, stiamo sempre sul pezzo, perché la squadra è vera quando cadono e si rialzano. Questo noi dobbiamo dimostrare, lo dobbiamo dimostrare tutte le partite, perché siamo una squadra forte, giocatori forti, e se giochiamo così ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Lunedì sarà una partita totalmente diversa, mancavano praticamente tutti i titolari al Catanzaro. Sì, vabbè, loro hanno due squadre, perché secondo me Curcio, Cianci, Cinelli, Verna, Fazio, Scuola, giocano dove vanno giocano, secondo me. Però sicuramente quelli da casa che hanno visto la partita verranno col coltello fra i denti, perché non è facile giocare qui a Foggia e vincere. Giocherete a porte chiuse, però questo, diceva il mister, è un handicap rispetto a quella che è la partita. Per me non... Ovviamente con la tifoseria ti dà quell'adrenalina in più, però noi dobbiamo giocare come... Dobbiamo pensare che stanno i tifosi sugli spalti e dobbiamo andare ancora più forte per loro che non possono venire a vedere la partita. Buonasera GG, Fino Baldassare, Foggia Sport 24. Se hai paura del dolore prima di coricarti, in mezz'ora, 10 minuti sì, 10 minuti no, il ghiaccio. E vedi che... Poi, tu sai dove, io non so dove perché, tu non c'entri niente perché col Messina e col Giuliano all'inizio non c'eri, ma oggi la squadra... Parecchi, Monterosi, Viterbese non ci sono, però sì, loro anche senza oggi di me giocato, fanno bene. La squadra ha giocato, però ha vinto con questo Catanzaro, non contro il Catanzaro. Oggi sono venuti con i fucili, lunedì vengono con le bombe atomiche, come dobbiamo fare? Giochiamo sempre a viso aperto. Perché anche noi siamo forti, siamo una bella squadra, siamo forti, noi possiamo dire la nostra anche lunedì come l'abbiamo detta col Crotone, perché pure loro erano venuti con le bombe, però noi dobbiamo, se loro vengono con le bombe noi dobbiamo venire col bazooka, anzi dobbiamo andare peggio del bazooka, che dobbiamo andare più forte di loro, perché loro oramai sono forti, giocano da 2 anni insieme, noi il primo anno. Però possiamo dire la nostra, siamo un bel gruppo, si sta creando un grandissimo gruppo, possiamo dire la nostra alla lunga. Se continuiamo così siamo fastidiosi. Posso? Buonasera, Nicola Saracino, Foggia. Ciao. Città Aperta. Due domande, il mister ti ha elogiato prima, ha detto che insomma quando tu non ci sei stato il Foggia comunque ha giocato in maniera diversa. Tu avverti questa concorrenza in attacco, visto che comunque anche Peralta, insomma Gunze stanno facendo bene, e poi ti chiedo se hai una dedica per il gol. Siamo tutti forti, magari per il gioco che facciamo noi, io che sono più uno di gamba che vado negli spazi per il mister, secondo me penso che ha bisogno di uno che va lungo, che allunga sempre la squadra, che spinge l'incontro. Però quelli che stanno giocando, che hanno giocato al mio posto, hanno fatto benissimo, come Diego, come Roberto, come Butai, sono ragazzi che si allenano sempre a 100 all'ora, e è giusto che ci giochiamo il posto tutti. La dedica del gol la dedico al cuginetto della mia ragazza, che è venuto a mancare di 1 anno e mezzo, e lo dedico a lui perché... Non riesco ad esprimere quello che sento, è un vuoto incolmabile.